Mister, il Giulianova era partito con il piede giusto, poi si è forse afflosciato soprattutto nel secondo tempo e non ha inciso più molto rispetto al primo tempo. Guerra, il portiere del Vasto Girardi, non ha dovuto più compiere grossi interventi nonostante abbiate cercato di fare la partita fino alla fine. Vabbè, l'obiettivo nostro è quello di non mollare mai, no? Guardando la classifica è ovvio che non possiamo che considerare questo aspetto nella maniera più assoluta. Abbiamo iniziato bene, siamo andati anche in vantaggio, abbiamo avuto anche delle altre opportunità buone, però ci sono due aspetti purtroppo negativi, è che nella metà campo avversaria cerchiamo sempre di pensare ad un'iniziativa individuale più che di squadra. E l'altra è che poi i gol sembra quasi che diamo noi l'opportunità agli avversari di poterci far male, come del resto è capitato oggi, insomma, due palloni persi a metà campo, una volta in occasione del primo gol centralmente, il secondo gol lateralmente e poi la partita diventa veramente molto più impegnativa, però non molleremo assolutamente. La sua squadra non mollerà, ma sono appena 9 i punti in classifica, come si fa a risalire? Cercando di allenarci continuamente, è ovvio che bisogna anche renderci conto di quelli che sono gli errori che commettiamo, ripeto, ce ne sono, anche perché quando perdi diverse partite è ovvio che commetti degli errori, magari anche individuali, errori spiccioli, però non ci consentono di essere più squadra, più squadra, più che sappia anche lottare, che sappia, perché oggi tutto sommato abbiamo anche tenuto testa ad una squadra che tecnicamente ha anche il suo valore, che gioca dall'inizio sempre alla stessa maniera ed è bravo anche Prosperi a farli giocare sin dall'inizio bene. Loro si sono una squadra che si è esaltata e si è visto anche contro di noi, però nonostante tutto, al di là delle reti e in alcune occasioni anche concesse da noi, però per il resto è stata una partita dove loro hanno tenuto più palla, ma noi siamo stati poco. Che squadra ha lei a disposizione in questo momento? Ho una squadra che deve rimettere in sesto diverse cose, e sono cose tutte che sono nelle possibilità di poter raggiungere, cose che ci possono far crescere nella maniera più assoluta, perché non ci possiamo permettere minimamente di pensare che questa sia la nostra classifica da oggi a venire, nella maniera più assoluta. Ci sono ancora tante partite, per cui ci proveremo fino alla fine. Fabio Prosperi, altri 3 punti messi nel carniere per la quota salvezza, ma la sua squadra è a ridosso dei playoff. No, sono 3 punti fondamentali perché conquistati in uno scontro diretto decisivo per noi perché era molto molto importante e quindi siamo contenti per questo. Andiamo avanti. Qual è il vero Vasto Girardi, quello del primo o del secondo tempo? Primo tempo siamo partiti male con degli errori che di solito non commettiamo, ma ci sta, ci sono gli avversari che sono completamente rivoluzionati dal girone d'andata, una buonissima squadra. E quindi fare punti con Giuliano sarà difficile per tutti, non a casa ha vinto a Montegiorgio, ha pareggiato a Campobasso, quindi sapevamo che era una partita molto difficile e siamo contenti di averla vinta. Ha dovuto ingranare un po' il Vasto Girardi in minuti iniziali, appannaggio del Giulianova, poi la squadra si è sciolta e ha controllato abbastanza bene il ritorno degli avversari nel secondo tempo. Ma controllato? No, non è che abbiamo controllato, noi abbiamo cercato di andare in vantaggio di andare in vantaggio e di mettere al sicuro il risultato perché di fronte, ripeto, a una squadra con delle ottime, ottime qualità. Lo sapevamo e li abbiamo rispettati come giusto che sia e abbiamo colpito al momento giusto. Il Porto Sant'Elpidio, la prossima sfida, ha perso anche in quest'ultimo turno. Cosa significa per voi andare a vincere per allontanare e distanziare ancora più gli avversari? Secondo me è la partita peggiore che ci potesse capitare adesso. Perché per noi è un crocevia troppo importante, un altro scontro diretto da non fallire assolutamente. Porto Sant'Elpidio credo abbia forse una delle ultime possibilità con noi di rimettersi in carreggiata e quindi niente, sarà una partita molto molto difficile, quindi oggi recuperiamo e da domani la prepariamo.